E la schiera invece che ha rifiutato la sproversione di Dio, non ha voluto essere considerato creatore, ma diventare creatore di sé e del mondo. Ecco la cosa che diceva Don Vincenzo. Non serviamo, non ti servo, è il grido che ha fatto Lucifero contro Dio. Perché se ne era veramente bello, meraviglioso, Lucifero significa portatore di luce, come sapete, potesse essere tenebra. Perché avendo capovolto se stesso, quindi la situazione del peccato è questa, quando la creatura vuole essere non più se stessa, allora appunto è una alienata e quindi sconvolge tutto il proprio essere, e sconvolgendo il proprio essere di fatto sconvolge l'ordine, la vita, il male, il disordine, il caos. Infatti se voi analizzate il racconto della Genesi del peccato dell'uomo, il serpente si avvicina alla donna, gli dice, esagerando, il menzognero, perché ha voluto essere quello che non era, ha voluto essere Dio mentre era una creatura. Ecco perché è tremendo il peccato, essere ciò che non sei, ecco la falsificazione, ma che diventa la distruzione di se stessi, perché tu non ti accetti più come sei, capito? Quando tu ti rinunci di essere quello che sei, perché volesti essere più di quello che sei, tu non sei più te stesso. Quindi non ti ami, ti rifiuti. E rifiutando te rifiuti gli altri, perché sono concorrenti tuoi, rifiuti te innanzitutto. E dunque sei in contrasto con tutti, sei in una guerra conflittualità che odio. Satana odia tutti, Dio, se stesso. Pianti con i suoi, noi uomini, in particolare la Madonna, non vediamo in un aspetto più specifico. Ovvio che se avesse un attimo un senso di amore sarebbe salvo, quindi ci riconosce che ha ragione noi di fronte a Dio. Dunque Dio è ingiusto, perché non lo riconosce come dovrebbe essere riconosciuto, cioè che Dio si dedica verso di lui. Capite che capovolgimento tremendo, e quella è la legge del male. Infatti il primo gesto che ha fatto quando ha creato l'uomo, di sua moglie, a Eva gli dice: ma è vero che Dio mi ha proibito di mangiare di tutti gli alberi del giardino? Esagerato. No, dice Eva giustamente, ma solo di un albero, quello della conoscenza del bene e del male, perché se ne mangiamo moriremo. Le parole di Dio erano queste, ed è giusto. Perché moriremo? Perché chi può conoscere il bene e il male? Solo Dio. Dunque, la creatura umana dovrebbe riconoscere questo limite. Io posso, quindi non è il frutto materiale, naturalmente, simbolico, io posso mangiare tutti i frutti, ma non posso mangiare questo frutto, la conoscenza del male, perché appartiene a Dio. Quindi Dio non è che ha fatto un capriccio, ha messo un ordine così per dare all'uomo chissà che cosa, un'estrazione. No, per che l'uomo rispetti la distinzione metafisica tra il creatore l'onnipotente e la creatura limitata, perché anche l'angelo è una creatura, da nulla ha iniziato ad essere. Quindi quel moriremo, dipende perché moriremo, saremo disintegrati, perché è come uno che volesse guardare il sole e volerlo direttamente conoscere e rimane cieco. Quindi se noi vogliamo essere come Dio, essendo limitati, non come noi piccolini che vogliamo diventare come l'elefante, scoppiamo, sì, ci disintegriamo. Quindi ecco, l'uomo che vuole diventare come Dio muore. Era vera la parola di Dio. Eva gli aveva detto a Fiorenza, no. Menzognero, non morirete, ma diventerete come Dio. Allora il frutto è apparso buono, ecco l'inganno, diventare come Dio, essere i padroni, l'orgoglio, la presunzione, perché la creatura è fatta via di accettare il suo limite, perché l'uomo ha delle capacità come l'angelo spirituale enorme, ma non può essere Dio, mai. Questo atto di verità che è unita, sia l'angelo come l'uomo ha fatto fatica ad accettare, ha fatto fatica a tutti gli uomini, facciamo fatica
no? Con Zarathustra, che dice chi è morto, ma dice se chi è morto io vado in alto e mi faccio il Dio del mondo. Il principe di questo mondo, che sapete, è Satana. Quindi allora in questo senso, dunque, farsi come Dio significa venire fuori in una dimensione di disordine. Infatti, dopo aver fatto questo, sono fuggiti da Dio, prima dell'amicizia con Dio, si sono nascosti, si sono coperti. Perché? La maschera della falsità si vergognava di essere creatore, perché vuole essere come Dio. Quindi sono mascherate, facendo finta di essere forse diverse da quelli che erano. Ma davanti a Dio non c'è nessuna maschera che conti. Ma tante volte ci mascheriamo noi davanti agli uomini, davanti a noi stessi, pensando di essere quello che siamo. Quindi ecco, in questo senso, per rispondere alla tua domanda, da lì è nata questa duplice realtà angelica degli angeli buoni, sto per sentire che sono i nostri angeli custodi, gli angeli di cui ho parlato fino adesso, e poi ci sono invece gli angeli cattivi, cioè i ribelli a Dio, accanto dei quali sta Satana, i quali hanno sconvolto il mondo, la loro ribellione a Dio. Ma su questo punto dovremmo parlarne a lungo, insomma, non qua meno.